La Lega Nord qui in Senato chiederà di regolare l'accesso da parte degli immigrati clandestini ai pronto soccorso e dunque alle cure sanitarie nel nostro paese. Grande clamore da parte della stampa. Allora, senatore Mazzatorta, come viene disciplinata questa normativa negli altri paesi? Ovvero, come si approcciano gli immigrati clandestini alle cure sanitarie in Francia, in Germania e nel resto dell'Europa? Sì, abbiamo recuperato un documento del Ministero della Salute del febbraio 2008 che analizza proprio questo tema e abbiamo verificato che in Francia addirittura è esclusa l'assistenza sanitaria ai clandestini, viene garantita solo agli immigrati regolari purché provino la loro permanenza regolare sul territorio francese da almeno 3 mesi. In Germania poi vige un obbligo di denuncia dei clandestini che accedono alle strutture sanitarie, ovviamente dopo le cure essenziali e urgenti, per garantire il diritto alla salute anche dei clandestini. Quindi abbiamo dimostrato, e ripeto, sta in una relazione al Ministero della Salute, che queste polemiche sono polemiche pretestuose, ci stiamo tentando di adeguare a quella che è la legislazione europea in materia, non c'è nessuna norma quindi razzista, ma semplicemente tentativo di avvicinarsi a quei paesi europei che ci hanno indubbiamente superato nel rigore nella lotta alla clandestinità. Il lavoro migliorativo, emendativo, di modifica al testo della Lega Nord continua da tempo. Un pronostico in aula, come andrà il voto? Qualche alleato si sfilerà? No, noi crediamo di no. Ovviamente si sta discutendo ancora in queste ore, ma ormai diciamo, le bocce sono ferme. È un tema che stiamo discutendo da giugno del 2008, appena stiamo discutendo di una legge sicurezza, che era l'ultima parte del pacchetto sicurezza approvato al Consiglio dei Ministri nel maggio del 2008. L'abbiamo sviscerato, abbiamo analizzato tutte le norme, tutti gli emendamenti presentati alla maggioranza. Quindi ormai si tratta solo di votare, domani e dopo in aula voteremo su questi emendamenti, sui quali noi non facciamo un passo indietro assolutamente.